Perché si combatte? Perché si sceglie di affrontare ogni giorno le proprie paure? Fabio e Paolo hanno motivazioni e percorsi differenti, ma sono uniti dal loro amore e dalla grande passione per il pugilato. Cosa e chi ti ha dato la voglia di vivere di pugilato? Nasco come figlio d'arte, mio babbo era anche lui un pugile professionista, è stato campione d'Italia. Ma è stata naturale la conoscenza del pugilato. Andavo in palestra a vedere i suoi allenamenti, vedevo i suoi incontri. La voglia di diventare anche un campione era tanta, quindi questa è stata la mia partenza. Dove trovate la motivazione per raggiungere i vostri obiettivi? Per me la motivazione di essere un pugile appunto è quella di diventare un campione. Che fondamentalmente è un po' una cosa abbastanza scontata, però ripeto, è sempre stata quella fiamma che avevo dentro di me che mi ha portato anche a superare momenti di difficoltà, la voglia comunque sia di dare qualcosa di importante, di indelebile a questo sport per me e per la mia famiglia. Cosa significa per te allenarti nella tua terra e non all'estero? In un altro paese? Beh, sicuramente l'Italia non è lo sport per eccezione negli sport da combattimento. Sono molto legato alle mie radici e quindi per questo attualmente ho scelto di percorrere la mia strada qua, perché caratterialmente non mi reputo predisposto per prendere, fare le valigie e partire. Con questo reputo che sia importante condividere sia la vita di routine legata alle proprie origini, fare anche delle esperienze estere, perché comunque sia è un percorso di crescita. Infatti per questo fra pochi giorni partirò per il Belgio, dove andrò ad allenarmi con un campione del mondo che sarà molto importante per la mia crescita. Beh, il rapporto col babbo non è mai un rapporto facile, specialmente quando oltre al legame padre-figlio si lega anche il valore professionale. Il babbo sicuramente nella mia crescita è stato fondamentale, perché ripeto, è stata la fonte che mi ha ispirato a conoscere questo sport ed è sempre stato il mio maestro, però comunque sia in una fase di crescita. Ma ci sono i risvolti positivi e ci sono, come tutte le cose, i risvolti negativi. Ho avuto diverse esperienze appunto che ci hanno legato, ma che allo stesso tempo ci hanno diviso, perché spesso e volentieri nella vita si trova dinanzi a scelte e prospettive diverse e quindi fondamentalmente finché sei un bambino tra virgolette, ciò che il genitore sceglie o comunque credi che sia più adatto a te, lo vedi sempre come una sorta di Vangelo, che magari anche se non ti può andare ad hoc, lo vedi come la via giusta da percorrere. E io in parte ho fatto ciò, perché comunque sia ho sempre ritenuto il babbo, avendolo già fatto prima, una persona di esperienza che avrebbe guidato sempre e comunque nel miglior dei modi. Poi quando passi nella fase dell'adulto chiaramente puoi vedere anche le cose da un'altra prospettiva e fondamentalmente è quello che è successo un po' a me e a lui nel nostro percorso, quindi ci siamo divisi più volte, ci siamo litigati, ci siamo mandati a quel paese e non ci siamo parlati, perché io sono stato anche diversi periodi in cui non avevo più un rapporto col babbo, però comunque sia queste cose penso siano anche un punto di crescita per entrambi, perché nel conflitto, nel litigio entrambi conosciamo anche il lato appunto da non pestare dell'altro, cresciamo entrambi e quindi poi ci siamo ritrovati meglio di prima, con più rispetto, con più chiarezza, perché entrambi sappiamo quali sono i punti dell'altro e quindi eccoci qua che lui è ancora il mio maestro oggi dopo tanti anni che ormai faccio il pugile agonista. Coppia fighter. In quale aspetto della vostra carriera essere una coppia di lottatori, di pugili, vi aiuta di più? Beh, io inizio dicendo che come in tutte le cose c'è i pro e i contro, sicuramente. I pro sono senz'altro il capirsi, capire determinate situazioni, specie quello che mi viene prima in mente è prima di una gara, le tensioni. Diciamo già da... Forse il mese prima della gara c'è una situazione in cui ti estranei un po' da quello che è
la tua vita privata, la tua vita personale, quindi diventi più teso, diventi più concentrato in quello che è il tuo obiettivo. E forse una persona che non capisce certe dinamiche trova difficile accettare che quella persona stia passando questo momento, magari lo percepisce come un distacco di coppia, invece in realtà in questo ci capiamo abbastanza bene, insomma sappiamo bene che cosa si prova, che cosa si sente, quindi riusciamo a incastrarci bene e compensarci. E questo è un punto di forza sicuramente. E incontro dice Fabio. L'incontro è che se abbiamo la gara adesso ci sarà da vedere, ad esempio, perché a settembre avremo un impegno più o meno alla stessa data e quindi sarà, non è facile coordinarsi, quindi chi rigoverna? Chi si occupa dei cani? Ma secondo me fondamentalmente sono più i pro, in una coppia sana sono più i pro che i contro, perché ripeto, comunque sia condividi con la persona che ami la stessa passione o lo stesso lavoro, quindi questo, come diceva Paola, è un punto di forza, perché oltre al saper condividere tra virgolette le emozioni e le situazioni che solo un fighter può vivere, questo legame può essere anche uno stimolo, uno sprono a vicenda a dare sempre il massimo, perché magari appunto in una relazione in cui condividi questa passione, questo lavoro con una persona che non fa parte di questo ambiente, magari lo svegliarsi alle 6 della mattina per andare a correre o ad allenarsi o fare i video come non verrebbe, o fare i video non verrebbe concepito, o a rinunciare magari a un aperitivo, cena. Invece magari condividendo questa passione siamo noi stessi a vicenda a stimolarci, la mattina mi raccomando alzati, vai a correre, cioè ci diamo forza a vicenda. I contro, sinceramente non li saprei trovare ora così a caldo. Sicuramente magari quando c'è appunto, come diceva lei, in concomitanza un evento dove combattiamo entrambi a vicenda, sicuramente entrambi siamo nervosi, si rischia la bagarre in casa prima dell'incontro. Ci vuole un po' di intelligenza, ci vuole un po' di comprensione da parte di entrambi, cosa che sicuramente ha più lei nei miei confronti. Penso sia una cosa bella condividere la propria passione e lo stesso lavoro con la persona che ami. L'emotività, arma o debolezza per uno sport agonistico? Può essere entrambe, penso. L'emotività, quindi nel nostro sport penso sia anche sottintesa, vabbè, come tante cose, ma soprattutto anche con la paura. È un qualcosa che si vive quotidianamente. È un po' un'arma a doppio taglio. Essere emotivi in certe situazioni ti aiuta, perché la paura ci aiuta se gestita bene, ma allo stesso tempo non deve prevalere su noi stessi. Uno deve sapere aver paura, deve sapere essere determinato, deve sapere essere freddo, e sul ring fondamentalmente bisogna essere freddi per gestire la situazione, e quindi penso sia un 50 e 50, può essere un'arma e può essere una debolezza. L'importante è cercare di saperla gestire nel migliore dei modi. Abbiamo due storie completamente diverse. Ho iniziato per un motivo completamente diverso. Vengo da una famiglia non proprio modello, nel senso che mio padre era violento, era ancora vivo. Lui ha conosciuto solo la violenza e quindi l'ha rapportata poi nella sua famiglia. Ho cercato nello sport uno sfogo. Sono contenta di questo perché avrei potuto scegliere un'altra strada che mi avrebbe portato sicuramente nella parte opposta. Ho iniziato lo sport a combattimento dopo una brutta vicenda, dopo la morte del mio ragazzo. Avevo appunto 22 anni, è stata una morte scelta da lui, quindi per me è stato un momento molto tragico della mia vita. E diciamo che nel momento in cui è accaduto, per me il mondo si è fermato, e mentre il mondo invece continuava a andare a una velocità che per me era troppo, veramente troppo. Quindi nello sport, nella palestra, in questo sport ho trovato la mia bolla d'aria. Riuscivo a respirare solo mentre mi allenavo. Ed era bellissimo e da una parte è diventato quasi una droga, appunto. Era un bisogno. Quindi appena avevo un attimo andavo in palestra.
per questo ti dicevo che poi ho iniziato tardi, ma ho fatto molto veloce poi a raggiungere quelli che sono gli obiettivi. Ho fatto subito dei match piuttosto importanti che mi hanno portato a entrare in nazionale, kickboxing, e lì ho fatto l'esperienza all'estero e quindi sono cresciuta abbastanza velocemente. Quindi per me lo sport ha significato moltissimo, veramente tanto questo sport. E c'è stato un down che mi collega poi al discorso dell'emotività, quanto quello che avevo trovato in palestra, nel mio allenatore, avevo trovato anche una famiglia, cioè per me era un amico, un babbo, un mentore, un allenatore, era tutto. Poi ci siamo trovati a discutere, non siamo riusciti a trovare poi un punto di incontro come può essere nel suo caso, perché forse era un rapporto proprio padre figlio, quindi in qualche modo devi trovare. Sì. Tra noi non c'è stato e io ho avuto... mi sono sentita un po' persa, quindi negli ultimi anni ho avuto delle percorso un po' negativo a livello sportivo, ho avuto molte sconfitte, non ero molto convinta quando combattevo, non mi sentivo più dove dovevo essere, mi sentivo un po' persa. Quindi ora per me è anche un modo di riscatto, è un impegno che ho preso verso me stessa, di riscattarmi appunto, di ritrovare in questo sport quello che mi ha dato all'inizio. E lo sto provando adesso perché ho ritrovato un equilibrio con gli allenamenti, sono riuscito a trovare un preparatore che si occupa di me, degli allenatori che mi stanno dietro, e sono davvero molto felice di questo. Allora, la prima domanda è: come è strutturata la vostra giornata d'allenamento, diciamo in periodo di preparazione a un match? Mi taglio le ore di allenamento in base agli appuntamenti di lavoro. Però ho la fortuna di lavorare come allenatrice, quindi riesco a gestirmi, a organizzarmi anche in modo tale che mi possa allenare. Ho sempre fatto il pugile, da dilettante ero nella squadra nazionale ed ero nel gruppo sportivo dell'esercito, quindi ero supportato da una garanzia economica fissa che mi permetteva sempre di, appunto, di fare il pugile. Poi ho fatto la scelta di cambiare, sono passato professionista, nonostante in Italia ci siano molte difficoltà a poter campare soltanto di pugilato, mi sono ritagliato il mio spazio, il mio percorso che mi ha comunque sia garantito prima ora di poter fare sempre il pugile. La mia giornata tipo di preparazione: sveglia alle 6 del mattino, un caffè e via in palestra, alle 6 e mezzo il primo allenamento dove mi concentro sulla preparazione atletica, finiscono l'allenamento alle 8 circa, colazione, riposo e replico il pomeriggio solitamente alle ore 16 dove mi concentro invece sulla parte tecnica, la sera a letto presto, e questa diciamo è la vita da Monaco che si fa durante la preparazione. YouTuber e box, pro o contro? Io sono pro e contro, nel senso che è un'ottima vetrina, un'ottima pubblicità, anche ciò che manca in questo sport, la visibilità. Dall'altra parte non vorrei che i ragazzi, i giovani, recepissero un messaggio a mio avviso sbagliato, nel senso che basta fare lo YouTuber o l'influencer per salire sui ring. Questo credo sia il messaggio, come ho detto prima, sbagliato, nel senso è uno sport che ti impegna molto, e prendi un impegno con te stesso, con gli allenatori che ti stanno seguendo, con la vita di uno sportivo, quindi è molto sacrificio, è dedizione, è molto più di quello che si può vedere su un video. D'altra parte, come dicevo, però ciò che manca specialmente qui in Italia è proprio la pubblicità, il far conoscere il nostro sport. Questo è il lato positivo sicuramente. Sì, in parte anch'io concordo con ciò che dice Paola, anche se finora la dimensione degli youtubers contro i pugili reali si affaccia in una dimensione che non ha bisogno certamente di presentazioni come può essere in Italia. Si parla comunque sia di esibizioni che vengono fatte negli Stati Uniti d'America con pugili uno su tutti, Mayweather, che non ha bisogno secondo me della spinta di uno youtuber per potersi far conoscere,
quindi secondo me sono più i contro che i pro, perché ripeto, fare il pugile professionista c'ha degli standard veramente elevati e difficili per arrivare a poter essere un Mayweather, per fare un nome qualsiasi. Non deve essere un messaggio sbagliato, come appunto diceva Paola, per i giovani, che se hai milioni di follower sui social, su YouTube, puoi arrivare, perché secondo me è un messaggio completamente sbagliato. Pesistica e box, amici o nemici? Amici. Ovviamente tutto dipende da come lo fai, ci deve essere il giusto transfer. C'è ancora un po' tabù l'aspetto pesistico. Io penso che sia molto importante la preparazione atletica, invece l'uso giusto dei bilancieri, come degli altri attrezzi, come anche di lavorare in calisthenics, nel corpo libero. Lo trovo invece sicuramente un valore aggiunto, se è saputo fare. Anche per me l'uso della pesistica è fondamentale nella box, ma in qualsiasi sport. Io sono nettamente a favore dell'uso dei pesi. Ovviamente va contestualizzato, non bisogna improvvisarsi, bisogna affidarsi a persone preparate che possono programmare la tabella da seguire, però comunque sia, credo che per un fighter lavorare con i pesi in maniera corretta sia fondamentale per la preparazione atletica. Nella box, negli sport di combattimento, di boxing, conta più il talento o il mindset? Ma io penso che il talento innato sia cosa meravigliosa, però pochi talentuosi arrivano in alto, proprio perché tanti, chi ce l'ha di natura, forse tendono a non avere poi quel spirito di sacrificio che invece hai quando si deve farti più il mazzo per arrivare. Il talento, se ce l'hai, è un dono naturale, ben venga, però sicuramente penso per arrivare in alto, per realizzarsi, bisogna avere molta attitudine, sacrificio, essere costante nell'allenamento, nell'alimentazione, nell'essere atleta. Poi comunque sia, arrivi a un certo punto e bene o male sono tutti talentuosi fondamentalmente, sono tutti forti. Lì la differenza la fa il dettaglio tecnico, la fa il dettaglio mentale, la differenza la fa chi ha più voglia di arrivare. Questo non esclusivamente, ma comunque sia determinato dall'essere atleta 360 giorni l'anno fondamentalmente. Cosa pensi di Usyk nei pesi massimi rispetto ai cruiserweight e se tu hai pensato mai di cambiare categoria? Usyk nei pesi massimi, ha già dimostrato nei due match che ha fatto contro Witherspoon e contro Cesora, sono rimaste immutate le sue caratteristiche di mobilità, di velocità, di esecuzione, di grandissima tecnica pugilistica. Con questo deve ancora misurarsi con un top della divisione, e ci sono ancora secondo me un po' di punti interrogativi, perché comunque sia i top hanno una mole fisica veramente molto 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 importante. Si parla comunque di gente come Tyson Fury, come Joshua, come Wilder, che sono 2 metri per più di 100 kg di soli muscoli, e quindi andrà vista un attimino la dimensione più piccola di Usyk, che si è, nonostante ripeto, una grandissima tecnica, velocità eccetera eccetera, in grado di poter contrastare questa grande differenza fisica. E nei giorni d'oggi sono veramente enormi le differenze che c'è tra un peso massimo leggero e un peso massimo, quindi ci sono dei punti interrogativi secondo me, però credo che Usyk abbia le qualità e la personalità per poter diventare anche campione del mondo dei pesi massimi, come lo fu del resto anche Van der Holyfield, che a mio avviso è a oggi il miglior peso massimo leggero della storia. Per quanto mi riguarda, no, attualmente non ho mai pensato a passare nella categoria dei pesi massimi, appunto in primis per una mia struttura fisica, che secondo me è idonea per i massimi leggeri, ma sono troppo piccolo per i pesi massimi, perlomeno a livello internazionale. Finché riuscirò a rientrare bene nel peso dei cruiser, resterò tale. Se un domani con la vecchiaia avrò problemi a fare il peso, ci penserò. Però è la verità che ci pensi quando ti imprimiscono i dolcetti. Sì, a volte ci penso, perché chiaramente fare il cruiser ti impone il limite del peso, che è 9700, e quindi insomma, ripeto, lo faccio abbastanza bene, però chiaramente
devo partire 3 mesi prima con l'alimentazione, mangiare bene, e avere insomma delle privazioni, sono una buona forchetta, e quindi quando sono in questi deliri a volte mi viene un po' da esordire, basta, passo nei pesi massimi, mangio ciò che voglio, però poi sono conscio che non potrei rendere al massimo della mia prestazione. Ultima domanda, che vale sia per lo sport che per la vita. Come vi vedete tra 10 anni? Vabbè, io fra 10 anni spero, avrò 37 anni, 38, spero di essere ancora in attività, sarò ancora più maturo, con qualche acciacco di più, spero di avere ancora insomma una decina d'anni di carriera per realizzare i miei sogni, spero comunque sia arrivato a 38 anni di essermi realizzato come sportivo, fare la mia carriera, concluderla, e poi comunque sia sono sicuro che anche una volta che calerà il sipario comunque sia mi ritaglierò sempre un posto dentro questo sport, perché è una parte indelebile della mia vita. Non so in che veste, non do per scontato di fare il tecnico, sono tantissimi bellissimi ruoli come l'arbitro, come il manager, come l'organizzatore, non so in che veste, però mi piacerebbe comunque sia una volta finito di essere pugile di continuare a vivere in questo mondo. Beh, per me è lo stesso, nel senso che andare più avanti possibile fin quando è possibile, fin quando questo mi diverte ancora, e resterò anch'io nell'ambito delle palestre, perché come se ne parlava prima è un bisogno, è casa, e continuerò quello che ho intrapreso, ovvero il percorso come preparatore atletico, che è quello che mi sta affascinando molto, come il mondo è veramente ampio e complesso, e spero di portare un po' più di consapevolezza in quello che è la preparazione atletica e il suo valore all'interno di uno sport specifico, come può essere il pugilato o altri sport, insomma. E comunque farò sempre sparring fino alla fine. Grazie mille per questa bella intervista, una bellissima coppia dei grandi campioni. Grazie. Grazie. Grazie.